Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Tempo elettorale, tempo in cui, come spesso accade, la politica e l'informazione si incrociano e si mescolano e hanno molti più del solito, molti più punti di contatto e di incrocio di quanto non si ha normalmente. E allora in questi giorni ne abbiamo sentite diverse di questioni che hanno a che fare con questo incrocio pericoloso. Banalmente, mi verrebbe da dire, c'è il tema delle numerose candidature di giornalisti, di colleghi giornalisti che scelgono di entrare direttamente nella vita politica, ma prima ancora c'è un discorso che ha a che fare con il più grosso colosso dell'informazione nazionale, un tema che è stato rilanciato in qualche modo da alcune frasi dette dal segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi, il tema del canone della RAI, l'ipotesi di un'abolizione, comunque di una revisione radicale del modo di finanziare la televisione pubblica. Ora, credo che non sfugga a nessuno che pensare di ridurre o annullare una tassa che pesa sulle tasche di ciascuno degli italiani possa essere in linea generale una buona mossa. Ma mi pare di poter dire che il tema, per quanto riguarda la RAI in specifico, il tema sia un altro, cioè che non si possa mai parlare degli assetti economici dell'azienda, cioè il discorso del canone piuttosto che quello della privatizzazione o comunque di un aumento della presenza del mercato dentro il sistema organizzativo e del finanziamento della RAI, se non si tocca il tema della ingerenza, non so usare una parola migliore, della politica nella gestione della RAI. Allora, insieme al canone, forse il tema da porre è quello dell'abolizione della commissione di vigilanza o comunque della riduzione, della cancellazione del diritto dei partiti, della politica di decidere il consiglio di amministrazione, di decidere i dirigenti della RAI, di governare in modo diretto dalla RAI. Forse insieme a quella del canone, la vera riforma di cui parlare e su cui puntare l'attenzione e la campagna elettorale è un'occasione per farlo, è proprio questa. A risentirci a domani sulla Voce di Novara.